A Ragusa, i vini sfusi siciliani e nazionali, sia rossi che bianchi, sono solo da Vini Olindo, in via di Vittorio 116. Da più di 30 anni Vini Olindo soddisfa la clientela più esigente con oltre 1000 etichette di vini imbottigliati siciliani e nazionali, i migliori distillati e le bollicine delle aziende più prestigiose italiane ed estere. E non mancano i prodotti tipici della nostra terra. E ultima novità, da Vini Olindo le birre artigianali siciliane con vari gusti e gradazioni in grado di soddisfare i palati più esigenti. Venite a trovarci! Vi aspettiamo in via di Vittorio 116 a Ragusa. Telefono 0932 62 33 11. E ricordate, il vostro regalo lo spediamo dove volete. A Ragusa è gratis. Eccoci amici, consueto appuntamento con l'informazione di Tele Iblea, canale 13 e canale 110. Ha piovuto, in verità questa cosa noi la sapevamo perché da qualche giorno c'era questa nuvola che girava su di noi e quindi oggi pomeriggio, ma solo oggi pomeriggio, per circa mezz'ora, non di più, ha piovuto con una bomba d'acqua che a Modica non ha colto, dice il sindaco, di sorpresa la rodata macchina per fronteggiare le emergenze, che in qualche anno ormai sono diventate anche una cosa abbastanza seria. Ecco, questa è la macchina, la macchina della protezione civile, vedete come interviene, anche perché in certe zone, come in questo caso Modica, ci sono queste balade, queste scogliere, che però insomma il mare non c'è, che sono queste scogliere dove poi con la pioggia molto forte capita che cadono pietre, sassi più grandi, più piccoli, e quindi la macchina della protezione è intervenuta, dice Ignazio Abate, la macchina è in grado di affrontare con successo le calamità naturali, e su questo siamo perfettamente convinti. Torniamo al piogge, avevamo preso un'immagine dal satellite per farvi vedere appunto che si sono già spostate e sono già ora dalla Sicilia, stanno andando verso la Grecia, quindi per i prossimi giorni è previsto tempo buono. Ma quello che mi fa impazzire è la questione del fatto di non essere preparati. Intanto la protezione civile, o meglio la prefettura, ha fatto un incontro proprio ieri con i vari sindaci e con il Dipartimento regionale di protezione civile per prevedere, prevenire e fare quindi fronteggiare eventuali situazioni di emergenza. Il prefetto ha richiamato alla massima attenzione i soggetti interessati a vario titolo, evidenziando la necessità di mettere in rete le diverse competenze ai fini della collaborazione per risolvere tutti i problemi. Quindi c'è un codice di protezione civile e il prefetto ha auspicato tutti gli attori in questa riunione di attivarsi, che vengano adottati i modelli più possibile omogenei e compatibili. Allora, e questo va bene, però che cosa accade che da noi a Ragusa? E questa è una cosa che mi dovete spiegare. Com'è che dopo 40 minuti, manco 25 minuti di pioggia, saltano i tombini? E queste sono immagini di repertorio, però vi posso dire che oggi, per esempio, in via di Vittorio un paio di tombini sono saltati, è dovuto intervenire la jeep della protezione civile, il fullback della protezione civile, per rimettere i tappi nei tombini, che poi appena l'acqua è un po' calata i tombini sono rimasti scoperti con grande pericolo. Quindi dico, ma che cosa è successo in questa via di Vittorio, in questa via Archimede, dove praticamente i tombini bastano 10 minuti d'acqua e scoppiano? E lo stesso vale anche per la strada,
Perché oggi via Risorgimento, eccola qua, via Risorgimento, ma cioè è impensabile che bastano appunto un quarto d'ora d'acqua per fare saltare completamente in alcune zone l'asfalto. Ora, il pericolo di queste cose, vedete, sono questi sassi che sono ai bordi della strada. È naturale che se passa qualche vettura e prende il sasso di sbiego, cioè facendo proprio a spigolo, lo fa scoppare in alto e si fanno male le persone, perché quando questo, il sasso che vedete qua, magari la macchina ci lo piglia proprio di così, lo sfiora, questi sassi saltano. L'intervento non è stato veloce, io ho visto i vigili urbani fermi lì, ma dopo mezz'ora, tre quarti d'ora, la situazione era la stessa. Allora, ha ragione il prefetto che dobbiamo attivarci e fare in modo che ci sia un intervento omogeneo, però è anche vero che queste strade non si possono sfaldare in questo modo. Che cavolo di asfalto è? Io non è che ne capisco molto, però Dio santo, che piove solo da noi, che siamo l'unica provincia e città d'Italia dove piove per 10 minuti forte? Vorrei sapere cosa accade dalle altre città. Con la pioggia di 4 giorni fa, di una settimana fa, molti tombini sono rimasti come questo, scoperchiato, come quello lì che si vede. In pratica intorno alla camicia di ferro del tombino salta tutto l'asfalto. Possibile che questo accade solo da noi? Io ve lo chiedo. Purtroppo non l'abbiamo potuto chiedere all'assessore Giuffrida, perché la pioggia è arrivata dopo la conferenza stampa di questa mattina che l'assessore Giuffrida ha tenuto al comune per parlare della riasfaltazione, non so come si dice, del fatto di riasfaltare buona parte della città. Ricordate che questo era uno dei progetti proprio della campagna elettorale del sindaco Cassì, che aveva detto in una sua dichiarazione le riasfalteremo tutte, cioè riasfalteremo tutte le strade di Ragusa. In verità sono passati già quasi 2 anni, insomma non è così facile come avete visto, e soprattutto il problema è capire come vengono riasfaltate. Devo dire che Via dei Platani per ora danni non ne sta risultando, non ne sta dando del dopo riasfaltamento, però non c'è dubbio che un'occhiata a questo bisognerebbe darlo, per fare in modo che l'asfalto appena messo non salti con 4 gocce. Attenzione, io lo capisco che non sono 4 gocce, che sono bombe d'acqua, così si dice, ma bisogna essere attrezzati a questo. Come ha detto la Protezione Civile, bisogna organizzarsi perché ci sono le frane, perché ci sono i fiumi che straripano, perché queste cose accadono regolarmente. Non ci mettiamo a piangere dopo, facciamolo prima. E invece di fare alcune stupidaggini, succede, investiamo in Protezione Civile e in prevenzione. Allora, dicevamo di questa conferenza stampa dell'assessore Giuffrida, gli abbiamo chiesto alcune cose, vediamo. Assessore Lavori Pubblici Giuffrida, vogliamo sapere, insomma, nei particolari, quindi da un punto di vista tecnico, quali sono le vie interessate per il rifacimento? Allora, come a settembre è stata appaltata e scelta l'impresa che è la ditta Amato, che è in due di Chiaramonte, e siamo ormai pronti a iniziare. Dovrebbe l'inizio, si spera entro metà novembre, di iniziare finalmente questo piano di asfaltatura che noi avevamo in qualche modo già annunciato e comunicato, ed è uno dei nostri obiettivi di questa amministrazione. Ora abbiamo stilato anche un elenco dove interverremo naturalmente a tratti, non interveniamo su tutta la strada, ma i tratti dove riteniamo in questo momento sono quelli più ammalorati, quindi da intervenire subito. Gli interventi saranno realizzati con diverse modalità, cioè saranno realizzati degli interventi radicali dove occorrerà procedere in modo radicale, altri interventi invece si interverrà solo sul tappetino di usura. Allora io leggo in modo tale da non andare. Allora interverremo su tratti di via Togliatti, via Fieramosca, via dell'America, via Carducci,
andremo a intervenire sul via Lupis, che dove abbiamo del cemento a vista, i lavori precedenti non sono stati mai completati, via della costruzione la stessa cosa, su dei tratti a vista di calcestruzzo non sono stati mai ricoperti con asfalto, via Aldo Moro e alcuni interventi su rotatoria, mi riferisco alla rotatoria tra via Europa e via del Plebiscito, via Orso Mario Corbino dove il tratto di usura ormai diciamo, è riversa in pessime condizioni, via Leone, parti, tratti di via Leone, tratti di via Dubino, tratti di via Falcone e tratti di via Lapira. Questo è l'orientamento su Ragusa. Invece su Marina di Ragusa andremo a intervenire su tratti dell'ingresso di Marina di Ragusa, su tratti di via Portovene, via Cervia. Diciamo che questi sono i tratti dove interverremo in modo, come ho detto io, radicale o solo col tappetino. Assessore, la zona vicino al centro commerciale Ibleo, dove è avvenuto quell'incidente nei giorni scorsi, dove è stato coinvolto un ragazzino che comunque ha perso la vita, appartiene al comune di Ragusa, interverrete? Perché lì c'è proprio un avvallamento incredibile, proprio una cunetta vera e propria. Dove c'è la cunetta? Io ho citato via Leone. Via Leone è quella via, quindi noi faremo degli interventi anche su quella via. Programmati. Quindi per, non so per se dove è accaduto l'incidente, non lo so, questo poi lo vedremo, però nei tratti ammalati interverremo. E quando partirà l'intervento? Metà novembre, in programma è metà novembre, va bene. E per quanto tempo avete già? Questo lo decideranno le condizioni meteo, perché stiamo andando incontro alle basse temperature e alle condizioni meteo, quindi in alcuni tratti non si può intervenire con particolari condizioni meteo avverse, perché i materiali risentono sia delle temperature che delle condizioni di umidità nell'aria. Quindi interverremo, come ad esempio in Via dei Prati abbiamo sospeso il tappetino di usura perché non c'erano le condizioni meteorologiche per poter intervenire. Quindi lo deciderà il clima che avremo in questo inverno. I costi, assessore? I costi abbiamo un appalto di il totale progetto è quasi 1.986.000 euro, di cui a base d'asta, se non ricordo male, circa 700.000 euro di lavori. Non vogliamo essere particolarmente critici, però ecco, queste cose sono importanti, anche sapere dove c'è stato l'incidente, ma sapere anche perché Viale dei Prati non si dovrà chiamare più Viale dei Prati, insomma tutte queste cose dovremmo sapere, perché non c'è dubbio che la qualità di vita in una città passa molto da queste cose, cioè dalla qualità delle strade, dai trasporti pubblici che sono assolutamente da inserire nella vita di ogni giorno, e continuo a ribadire che non mi piacciono le navette, io voglio i trasporti urbani funzionanti, se non funzionano calci nel dietro a chi non le fa funzionare e troviamo un'altra soluzione, perché a questo punto delle promesse ci siamo rotti le scatole. Noi siamo già abbandonati da tutti, completamente abbandonati, e quindi in furia di promesse noi non possiamo campare di promesse, perché chi di speranza vive, disperato muore, voi lo sapete. A cosa faccio riferimento? Faccio riferimento alla questione aeroporti. Su Rete Iblea c'è un articolo che parla dell'aeroporto di Catania, dove si vantano i picciuotti di avere superato il 1 milione di passeggeri al mese. 1 milione al mese, non è 1 milione di euro, eh? 1 milione al mese sono i passeggeri di Catania, è come se Trapani niente. Anche lì è un problema di, cioè io vi invito a leggere questo articolo, che vi assicuro è un articolo, l'ho fatto io modestamente, ma è un articolo che fa pensare, perché ci è arrivato un comunicato dell'aeroporto di Trapani Birgi, dove il neo presidente, che si chiama Ombra, ha detto: uniamoci tutti insieme, uniamoci per aiutare questo aeroporto. Allora si chiede sempre ai sindaci di intervenire e mettere soldi, considerando anche che ci sono i soldi passati, perché la Ryanair ha detto: mi dovete pagare tutto il passato, lo capite? Quindi dovendo pagare tutto il passato, molti sindaci si sono defilati. E allora dice il presidente Ombra: ah, mi raccomando, stiamo tutti insieme, perché noi siamo
limitrofi, loro sono più limitrofi di noi, a dire la verità, quelli di Trapani, e quindi abbiamo bisogno di questi interventi. Però io dico, vi ricordate il capo dei 5 Stelle in Sicilia, tale Cancelleri? No, cosa aveva detto? Ah, è già fatta, siamo a posto, la continuità territoriale. È lo stesso l'onorevole Campo, che tante volte ha scritto comunicati dicendo siamo stati così bravi, siamo stati così bravi. Ma qui di continuità territoriale, di piano degli aeroporti, di gestione integrata, non se ne parla assolutamente. L'unica cosa di cui si parla in verità è sempre la vicenda della governance. Ora io mi chiedo, ma all'aeroporto di Comiso lo stipendio a quelli che sono amministratori della SOACO glielo pagano o no? Perché se io fossi la SAC direi, ma che vi devo pagare stipendio se non fate un caciocavallo? Cioè non fate nulla, perché l'aeroporto è quello che è, non mi sembra che vi diate molta smossa. E allora quelli della governance dicono, ma il capo sei tu. E allora pro bono pacis, per vivere in pace tutti tranquilli, cosa fa la SAC di Catania? Continua a pagare gli emolumenti a presidenti, compagnia bella, almeno credo, direttore generale, amministratore unico, in modo che così nessuno fiata. Che poi l'aeroporto vada a morire, non ce ne frega niente, anzi, nella politica, nell'ottica, nella strategia di qualcheduno è importante che l'aeroporto arrivi proprio all'ultimo respiro, e prima di morire arriva quello e gli dice, ah, hai visto, ti salvo, ma tu devi fare questo. Questa è la strategia, lo sanno tutti. Allora, com'è possibile che il Movimento 5 Stelle, io ricordo che ieri Sgarbi, e l'abbiamo mandato in onda, Sgarbi è quello che è, non c'è dubbio, e molte volte fa anche malefiure grosse, però non c'è dubbio che Sgarbi ha detto una cosa sacra: tutti i nostri deputati a livello nazionale, perché a livello regionale almeno li abbiamo scelti con i nomi, cognome e indirizzo, a livello nazionale, e insisto nel dire, io non li ho mai conosciuti, non so chi li ha votati e molta gente non l'ha neanche votati, questi deputati del Movimento 5 Stelle sono stati eletti con i voti del partito, no? Cioè di Grillo e di... quindi loro non ci hanno messo nulla e nulla fanno, perché se io fossi deputato del Movimento 5 Stelle libero, non come quelli di Ispica e cose che sono molto... Se io fossi libero, ma davvero mi incatenerei davanti alla porta dell'aeroporto e vedere cosa fanno. E invito anche il vice ministro Cancelleri a farsi una passeggiatina a Comiso e andare a vedere perché non succede nulla, perché Catania non fa nulla, perché questa terra è abbandonata in questo modo. E abbiamo i vice ministri, i ministri che sono il Movimento 5 Stelle. Allora, o fanno qualcosa o vi invito a non votare la prossima volta il Movimento 5 Stelle, non che gli altri siano meglio, ma non votate il Movimento 5 Stelle, perché sono solo parole che non servono a nulla. A questo punto, a proposito di governo e di tasse, perché abbiamo scoperto che noi siamo assolutamente degli evasori, cioè tutto il problema di questo governo è che dobbiamo colpire gli evasori. Per chiarire questa situazione siamo andati a vedere un convegno oggi, grazie alla regia per l'amico Sgarbi, siamo andati a vedere questo convegno, che è un convegno che è stato organizzato dall'Associazione Nazionale dei Commercialisti, ecco la vedete. Ora voi sapete, quando ti chiama il commercialista devi avere una stretta al cuore, proprio, perché sai che non ti chiama mai per belle notizie, mai! Ti dice c'è questa scadenza, c'è questa scadenza, c'è mai una bella notizia, e quindi noi non manca l'aria quando parliamo dei commercialisti. Allora siamo andati lì e io ho fatto un'intervista al presidente dell'Associazione Commercialisti di Ragusa, Rosanna Paolino, che, attenzione, e lo capirete, è un sindacato, qui non stiamo parlando dell'ordine,
Stiamo parlando del sindacato, e il sindacato sta facendo delle azioni per fare capire al governo che si fanno molti errori, ma la causa è perché spesso al governo ci sono persone, secondo me impreparate, certo il ministro non deve sapere di tutto, però delle persone che non riescono a capire qual è la realtà in Italia. Allora, sentiamo il presidente dei commercialisti di Ragusa. Parliamo di commercialisti e poi approfondiremo anche il tema sugli enti locali, visto che oggi qui alla Salavi si sta svolgendo un convegno che parla degli enti locali. Con noi c'è Rosanna Paolino, che è la presidente provinciale dell'Associazione dei Commercialisti. Intanto parliamo di questa associazione. Allora, la ANC è annoverata tra le associazioni sindacali che ha un excursus di esperienza molto elevato, e a livello territoriale e a livello nazionale. ANC fa parte di dell'elite del sindacato di categoria. Io mi pregio di essere il presidente territoriale, ancorché sono consigliere nazionale della ANC a livello appunto nazionale. ANC ha sposato la categoria come diritto, nel senso che l'associazione è nata effettivamente solo per salvaguardare i diritti della categoria. Quindi un po' come è un sindacato, diciamo. Esatto, è un sindacato a tutti gli effetti, infatti a differenza dell'ordine, che invece è un ente che tutela la fede pubblica, l'Associazione Nazionale dei Commercialisti tutela la categoria, quindi i professionisti all'interno dell'ordine dei dottori commercialisti. Come Associazione Nazionale Commercialisti noi abbiamo indetto da poco, anzi da pochissimo, lo sciopero per la prima volta nella storia dei commercialisti. In effetti, grazie all'Associazione Nazionale Commercialisti, per la prima volta nella storia della categoria dei commercialisti ci siamo dotati di un codice di autoregolamentazione che permette anche a noi commercialisti di astenerci volontariamente dall'attività professionale qualora le nostre proteste vengono ascoltate a livello soprattutto nazionale. Voi avete scioperato perché a un certo punto può capitare che voi parlate, ma parlate a vuoto perché nessuno ascolta. Esattamente, noi abbiamo scioperato, abbiamo indetto lo sciopero con altre 8 sigle sindacali a livello nazionale, perché alle nostre stanze rivolte al MEF abbiamo trovato delle porte chiuse. In effetti abbiamo cercato di interloquire molte volte con il MEF, con l'amministrazione, ma a orecchie sordi che non ci volevano ascoltare abbiamo deciso tutti insieme di programmare il primo sciopero. Nella fattispecie è nata l'esigenza della programmazione del primo sciopero perché, come tutti sanno, perché è un problema a livello nazionale, c'è stata l'attuazione degli ISA. Quest'anno è un problema che ha angustiato non solo noi commercialisti ma anche i nostri clienti e contribuenti. Cerchiamo di far capire, è un po' l'evoluzione dei famosi studi di settore che già erano una cosa incredibile. Esatto, avrebbe dovuto essere l'evoluzione dello studio di settore, ma in effetti ci fa rimpiangere gli studi di settore, perché gli ISA, così come sono strutturati, così come sono organizzati a livello anche di logaritmi, non funzionano assolutamente. L'abbiamo palesato più di una volta all'amministrazione, anche loro si sono... Ai ministeri, naturalmente. Sì, all'amministrazione pubblica, anche loro si sono resi conto che gli ISA era uno strumento che non andava, tant'è che si sono autodati una proroga. Le dichiarazioni quest'anno in effetti li stiamo ancora chiudendo, quando invece la stagione dichiarativa gli altri anni si è chiusa a luglio, invece loro si sono dati un'autoproroga al 30 settembre perché loro stessi hanno capito che i software dell'ISA non erano pronti ed erano efficaci ed efficienti affinché noi potessimo elaborarli. Presidente, però mi dica una cosa, ma siamo davvero tutti evasori? Qua pare che il governo abbia deciso che il problema più importante di tutta questa nazione è prendere l'evasore che frega lo Stato. Siamo tutti così, siamo tanto evasori?
Beh, assolutamente no. Parlo con cognizione di causa, visto che oltre ad essere presidente sono anche una professionista. I miei clienti vogliono pagare, ma vogliono pagare il giusto. Non esiste da nessuna parte che si deve strapagare. È ovvio che si deve pagare il giusto e neanche non pagare. Noi come commercialisti siamo contro l'evasione. Non è vero che siamo molte volte ingiustamente accomunati come compagni. Siete complici, siete complici. Esattamente, non lo siamo. Noi vogliamo fare pagare ai nostri contribuenti il giusto, perché così deve essere, perché è un problema morale, un problema civile, e noi siamo i primi baluardi della legalità, perché noi professionisti molte volte siamo visti invece come non una frontiera alla illegalità, ma come una categoria di conniventi agli evasori, e così non è, glielo posso assicurare. Però per noi contribuenti, quando ci chiama il commercialista, ci viene un colpo. Una domanda: voi senza dubbio avete anche riscontro con altre nazioni sui commercialisti, qual è secondo voi il sistema migliore per far pagare l'americano, il tedesco, il francese? Qual è? Perché poi uno potrebbe andare a imparare da un'altra parte e segue. Qual è secondo voi il sistema migliore per far pagare tutti e il giusto? Allora, c'è da dire che innanzitutto la fiscalità italiana è una delle fiscalità più complesse e complicate che ci siano, non solo in Europa, ma nero, certissimo nero, ma a livello nazionale. Abbiamo portato come esempio ultimamente davanti al ministro un esempio molto banale. Il volume delle istruzioni per compilare una dichiarazione basica della nostra dichiarazione dei redditi in Italia annovera 200 pagine. Ad esempio in Francia ne annovera 10, in Norvegia 2 pagine. Questo ci fa capire la complessità del mondo fiscale a cui noi commercialisti... In Norvegia con 2 pagine fanno la dichiarazione dei redditi, noi abbiamo 200 pagine. Ma qualcuno queste cose le sa, no? Le capisce? Non solo li sa, ma li tocca con mano, perché noi li vogliamo fare toccare con mano. Noi abbiamo chiesto come associazioni di essere presenti nei tavoli quando si legifera, perché molte volte il legislatore ha un modo schizofrenico di normare, perché fa delle... Questo è anche un poco incompetente, eh? Senza offesa. Questo lo dico io, perché spesso abbiamo di fronte incompetenti che diventano ministri e di chissà che cosa. Ma sa, la politica è diversa dal tecnico. Certo, non è la politica a fare questo, però... La politica ha l'obiettivo di prendere dei soldi e fare in modo che questi soldi vengano spesi nel modo più corretto. Il tecnico ha il compito di far capire dove la politica può sbagliare. Ecco perché noi chiediamo di essere presenti nei tavoli in modo permanente, per evitare che il legislatore possa in un certo qual modo errare nella sua disamina di una materia prettamente fiscale e prettamente tecnica. E dopo lo sciopero cosa è successo? Dopo lo sciopero abbiamo fatto un sit-in davanti al Ministero, giorno 1, siamo stati ricevuti dal Ministro, il quale ci ha dato, ma di questo noi ovviamente ci preoccuperemo di ricordarglielo spesso al Ministro, ci ha dato la sua parola che da questo momento in poi, come associazione, come categoria, di essere presenti nei tavoli tecnici per cercare di semplificare, perché guardi, ogni volta che si parla di semplificazione noi temiamo il peggio, perché di semplificazioni qua non se ne riesce a venire fuori. Perché le faccio un esempio banale: la fatturazione elettronica. La fatturazione elettronica nasce perché si doveva semplificare il mondo fiscale. Bene, hanno inserito la fatturazione elettronica. Noi abbiamo detto in tempi non sospetti che l'evasione con la fatturazione elettronica comunque non sarebbe emersa, né ora e né mai, perché il grande evasore è quello che è sconosciuto completamente al fisco. Il piccolo evasore, qualora ci fosse, non potrebbe mai fare un danno così rilevante. Bene, con l'emissione della fattura elettronica avevano detto che toglievano le liquidazioni periodiche, quindi l'invio delle liquidazioni periodiche, avevano detto che toglievano lo spesone, avevano detto che toglievano una serie di adempimenti che invece non solo sono rimasti, ma a cui se ne sono aggiunti altri. Ecco perché i nostri studi sono intasati, ecco perché noi ormai viviamo in un mondo dove abbiamo 53 scadenze mensili sistematiche, e questo in un mondo
in un mondo, in un paese civile, qual è l'Italia? Dovrebbe pensare a lavorare piuttosto che a pagare. Esattamente, questo no, no, noi dovremmo migliorare l'attività e del contribuente e del cliente e del professionista, ma anche e soprattutto quella del Ministero e dell'amministrazione pubblica. Ma Lisa ci sarà? No, ci sarà Lisa? Lisa c'è, non l'hanno tolta, ovviamente ci hanno, come dire, promesso, tra virgolette, che per il 2018, visto quello che si è riscontrato, visto le problematiche che anche loro sanno che ci sono, sarà blanda. Io, ma questo è un pensiero mio personale, immagino che dopo le varie scadenze magari il Ministero si ravveda e dica che Lisa per il 2018 sarà solo a livello statistico. Un ravvedimento operoso. Un ravvedimento operoso, esatto. Grazie. Questa è Teleiblea. Insomma, i cittadini non sono quei grandi evasori che lo Stato vorrebbe, perché spesso questa questione degli evasori serve a far pareggiare il bilancio, perché più si dice che noi siamo evasori, più si mettono entrate che non sono reali nei bilanci. Di questo si parlerà, si è parlato in questo incontro, vedete qua il dottor Lipomi, che è un commercialista di Palermo, che è venuto a parlare per quanto riguarda la situazione nei comuni, perché i commercialisti servono anche nei comuni, il ragioniere capo è brutto come termine, ma il responsabile dell'economia e delle finanze deve sapere alcune cose. Allora, noi non siamo evasori, lo Stato non sa, non ha capito assolutamente quello che bisognerebbe fare per i cittadini, e quando vi dicono pensate che per fare la dichiarazione dei redditi in Norvegia ci sono 2 pagine e da noi ce ne sono 200, qualcosa ci deve essere, qualcosa non può funzionare. Allora, se smettessimo di tartassare, perseguitare il cittadino con studi settori, Lisa, Pisa, Visa, qua là, e si trovassero dei sistemi più giusti, secondo me, dove è sbagliato, ma non sono un commercialista, ma lo dovremmo chiedere, è il fatto che io non posso scaricare nulla. Cioè, se io potessi scaricare tutto, ma vi dico anche lo scontrino del bar, cosa accadrebbe? Che io, quando vado al bar, voglio lo scontrino. Quindi nessuno si potrebbe esimere da fare lo scontrino, perché io lo posso scaricare. Quando mi viene quello là della lavatrice che mi aggiusta la lavatrice e mi dà la cosa, io non me la posso scaricare, se mi leva 10 euro non la voglio la fattura, ma se io la potessi scaricare nel mio bilancio, allora sì che la chiedo, giusto? Va bene, cambiamo argomento, domani parleremo con il dottor Lipomi proprio sulla questione dei bilanci nei comuni, e attenzione, molti comuni sono in default proprio, e ce lo spiegherà perché Lipomi. Cambiamo argomento e andiamo a una cosa che potrebbe essere molto interessante. Il territorio, in questo caso parliamo del territorio ibleo montano, potrebbe essere interessato a una questione che si chiama zone franche montane, che sono un po' come le ZES, le zone economiche speciali. Allora, lo Stato cerca di dare ad ognuno un po' di incentivazione per far sì che qualcosa accada più che l'altra parte. Allora, ci sono le zone franche montane.
da noi la provincia di Ragusa ha 3-4 comuni che sono nella zona montana, che sono Chiaramonte, Monterosso, Giarratana e Ragusa. Sono le zone montane. In queste zone montane, pensate, intanto bisogna fare sì che i consigli comunali mettano nell'ambito, diciamo, della discussione del Consiglio Comunale questo argomento, perché lo prevede il disegno di legge della Regione che sta per essere rimesso in discussione in Commissione. In pratica ci sono, per le imprese operanti ad esempio nel settore turismo, si possono avere degli investimenti fra 50 e 4 milioni di euro, contributi sono previsti per le piccole e medie imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, uno strumento da utilizzare nel modo più adeguato per far sì che ci possa essere un'occasione da sfruttare al meglio per gli operatori e lo sviluppo economico di queste aree. Quindi questa è una cosa interessante, tocca praticamente ai comuni, ai Presidente del Consiglio, e poi domani parleremo anche al Presidente del Consiglio di Ragusa. L'idea è quella di recepire questa possibilità e realizzare queste zone montane dove, ottenendo finanziamenti, aiuti per imprese e compagnie belle, questa cosa potrebbe servire. E perché no? E perché no? Allora, torniamo al Comune di Ragusa e torniamo alla questione della plastic free, perché un argomento, ieri lo avete sentito, è stata una lunga intervista con il presidente di Confcommercio dell'ASCOM di Ragusa, che praticamente ha segnalato che ci vuole un po' di tempo, bisogna permettere, cioè il passaggio deve essere studiato, non si può fare una cosa così di punto in bianco, quindi si è chiesta un'altra proroga, ecco, forchette ecologiche, la cosa bella è che ce le possiamo mangiare, e quindi la seconda puntata del servizio di Teresa Guarnuccio, sempre sulla plastic free, vediamo dove è andata, perché pare sia andata negli esercizi commerciali, vediamo. Con il vice direttore dell'Interspar, Peppe Cannata, noi proprio parliamo di questa richiesta continua da parte dei clienti ancora dei piatti non bio, perché ormai voi vi siete adeguati, dal 1 ottobre non ci sono più piatti non biodegradabili, che ovviamente costavano molto meno, ma qui al dettaglio non si possono più vendere, vero vice direttore? Sì, assolutamente, ormai abbiamo ritirato dal commercio dal 1 ottobre tutti i piatti di plastica, comunque tutto il monouso in plastica l'abbiamo ritirato dalla vendita come da ordinanza comunale. E sì, è vero, ancora la gente ci cerca i vecchi piatti di plastica, ma l'alternativa ormai è il bio. Esatto. E quindi abbiamo piatti e bicchieri biodegradabili in sostituzione alla vecchia plastica che ormai deve... Ormai siamo free plastic. Sì, ormai siamo free plastic qui a Ragusa, nel comune di Ragusa ha aderito a questa... Perfetto. A questa situazione, quindi l'alternativa ormai è il piatto bio che va a sostituire il piatto di plastica. Ho capito, i costi sono più alti del piatto bio, però facciamo del bene al nostro pianeta, no? Sì, è quella l'intenzione, quindi purtroppo sì, il costo è molto più alto, però si deve fare una scelta, o aiutare il pianeta o continuare su quello che abbiamo fatto, che sicuramente non va bene al pianeta. Non va bene. Quindi pazienza. Poi in estate, chiedo scusa vice direttore se la interrompo, in estate quanti piatti di plastica e bicchieri vengono utilizzati in una maniera smodata? Sì, in estate soprattutto per quando ci sono le festività, i piatti e i bicchieri in quantità industriale veramente, e sono quei periodi dove appunto se ne consumano molto di più, il barbecue, delle cene, sì, ogni quando c'è, diciamo, una festa
in generale c'è un'abbondanza richiesta di piatti di plastica. Allora, per il nostro bene dobbiamo comunque adeguarci. Sì, ci dobbiamo adeguare, o ci adeguiamo col piatto di plastica bio, oppure ci adeguiamo con i piatti, quelli di porcellana, i bicchieri di vetro. Sì, 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 sì. Okay. Salviamo l'ambiente, che penso che sia una cosa più importante. Signore, comprate i piatti di plastica che non ci sono più. Lei li consuma? Ora, da quando c'è la cosa, non ne ho presi. Ma li consumava prima? Allora, sì. E come adesso invece che cosa comprerà? Non lo so, credo, anzi c'è tanto... Non li consumerà più però, cioè quelli che a casa li consumo, ormai finisco di consumarle perché ci sono, non è che faccio, li butto così senza essere usate almeno. E poi adesso vediamo, infatti proprio ieri mio marito ha cercato su internet le alternative, queste cose di cartone, non cartone, che con le cose calde però danno problemi. E questo è il problema, quindi mi sa che useremo i piatti di vetro e useremo di più la lavastoviglie, questa sarà la cosa. No, con i piatti di vetro, come ho fatto sempre. Signora, lo sa che non ci sono più i piatti di plastica neanche al supermercato? Sì, sì, lo so. E quindi come si regolerà? Se qualche cena, qualcuno a casa? Non lo so, con quelle, con l'altra. Quelli classici. Classici. Che i piatti di plastica non ci sono più, come si regolerà? Magari li ha usati in passato? Sì, li ho utilizzati, ovviamente mi adeguerò a quello che si deve fare, ovviamente, nel rispetto dell'ambiente, per noi, per le generazioni future. Grazie. La seconda puntata di questa piccola inchiesta che abbiamo fatto sulla questione del plastic free. È difficile pensare che si possa togliere la plastica in breve. Però secondo me, attenzione, è giusto, la plastica, ma se fossimo davvero in grado di recuperare bene la plastica, e la plastica è una cosa che si può recuperare, quindi probabilmente c'è qualche errore. Io mi rendo conto che già la ditta Busso fa un ottimo lavoro, qualcuno si lamenta perché per esempio ora non hanno, dice che dovevano pulire i cassonetti condominiali, non sono stati puliti e quindi si stanno lamentando. Però eliminare di colpo la plastica secondo me è molto difficile, perché bisogna pensarci, bisogna capire, noi viviamo con la plastica usa e getta, ci viviamo perché tantissime cose, anche perché poi se uno va a fare il calcolo e un bicchiere lo devo lavare, il detersivo, il sapone, la lavastoviglie, non lo so, vabbè, comunque questa è la realtà dei fatti. Due cose ancora che sono, ritorniamo alla questione del comune sulle indagini che si stanno facendo. Io credo che una cosa interessante in questa vicenda sarebbe anche fare un poco di controlli sulle rendicontazioni delle manifestazioni, perché non è escluso che, come si è molto disponibili quando si danno gli affidamenti, perché le male lingue dicono che c'è qualcosa che riguarda per esempio i protocolli, come si danno automaticamente contributi di 15, 20, 18, 14 mila euro, ci sono cose a Ragusa che fanno arrizzare le canne, perché poi ci vai per fare una cosa e 300 euro non derulano, poi c'è quello che ha ogni anno 18 mila euro, ogni anno 25 mila euro, i basket 30 non so quanti sono ogni anno regolari, ma io dico bene, ma me la fai vedere una rendicontazione, senza offesa, i basket, ma per dirne una che vale per un'altra, mi fai vedere la rendicontazione finale, quanti soldi hai dato a quelli dei basket, quanto è costato questo, quanto è costato quell'altro, poi dici guarda hanno guadagnato il 15%, il 20%, mi pare più che giusto, ma non molto di più, e allora, perché poi queste cose accadono, e allora in quel caso è lì che c'è anche una distrazione di fondi, il mancato controllo
finale sulle rendicontazioni, perché io vorrei vedere se per la cantante di Piazza Libertà, come si chiamava quella che aveva scritto che costava 111.000 euro lo spettacolo, ci siamo andati a controllare se costava 111.000 euro e quindi in percentuale ci mandare i soldi? Io questo credo che non è stato fatto, e allora lì è la stessa cosa. Come affidare senza gara e non fare i controlli su rendicontazioni così alte, perché poi capisco quelli di 300 euro, poveracci, ma loro fanno i controlli sui 300 euro e non sui 111.000, questo è il grande problema. Vi lascio con Gianni Papa, che ha un ospite in studio, si parla del Pro Ragusa, grazie per la cortese attenzione, ci vediamo con le prossime edizioni, ciao a tutti. Questa è Teleiblea. Nel cuore del barocco di Ibla, ristorante pizzeria Antares. Ambiente raffinato ed elegante con oltre 120 posti all'interno e altri 100 all'aperto nella suggestiva Piazza Pola. Punto di riferimento per chi ama la buona cucina con i gustosi piatti sia a base di carne che di pesce, senza rinunciare all'ottimo rapporto qualità-prezzo. E la pizza? Il ristorante pizzeria Antares ve la propone in 65 gusti e abbinamenti diversi. Veniteci a trovare anche per i vostri banchetti e conviviali in via Orfano Trofio a Ibla. Questa sera parliamo ancora di sport dopo ieri sera, che se abbiamo avuto un allenatore di pallamano, stasera abbiamo un allenatore di calcio della terza squadra. Ragusana è soltanto un ordine di importanza dei campionati, per carità, non mi permetterei mai di discutere sulla qualità, quindi il professor Francesco Azzara, che è l'allenatore del Pro Ragusa. Quelle che vedete alle nostre spalle, grazie alla cortesia di Davide Migliorisi, sono le immagini che si riferiscono alla presentazione avvenuta al Monte. Allora, una squadra come il Pro Ragusa innegabilmente, per forza, sa di dovere, tra virgolette, superare una certa concorrenza, quest'anno è doppia, però vi ho visto i ragazzi che il problema proprio non se lo pongono. Sì, la prima cosa voglio ringraziare lei, la Teleiblea, per l'invito, e quindi a nome mio, a parte anche del nome del Presidente e della società. Quindi sì, una squadra giovane, società che si sta ampliando con buoni propositi, e quindi anche i ragazzi, anche se tutti molto giovani, anche in esperienza delle prime categorie, però ho visto che c'è molto interesse, e quindi diciamo che è piacevole allenarli. Senza dubbio. Ora, il problema è allenare una squadra di prima categoria, come credo un po' tutto quello che riguarda il mondo del calcio tra i giovanili e le cosiddette categorie minori, è che purtroppo nel calcio a certi livelli girano cifre sicuramente enormi e gonfiate, per cui il ragazzo, o spesse volte anche il tecnico, spesse volte anche il dirigente, non si rende conto che non gli fa un grande servizio se un ragazzino di 12-13 anni comincia a dirgli certe cose, no? Certo, sì, questo che a volte illudono i giovani molto, molto piccoli. E quindi poi anche di conseguenza poi c'è anche l'abbandono precoce. Io ho notato questo, perché quando poi i ragazzi arrivano a una certa età, non raggiungono certi livelli, lasciano perdere perché hanno altri interessi e altre cose. Quindi la cosa che dobbiamo fare è non illudere mai i giovani, dobbiamo chiarire, dargli tempo di crescere, e poi se tutto viene, quello che viene è giustamente, certo. Viene, ma non senza illuderli. Ma poi parliamo proprio del Pro, non stiamo parlando in generale, perché credo che si stia dimenticando una cosa, forse è un fatto generazionale mio, forse perché sono un vecchio signore. Giocare al calcio è un divertimento straordinario, proprio un divertimento da male. Eh sì, se si pensa così. Quando uno, è un divertimento che quelli che hanno la metà, anche qualche anno in meno, l'hanno fatto anche per strada, l'hanno fatto in campi improvvisati e tutto qua. Perché c'era questo divertimento da matti, per cui capitava che a 13-14 anni, invece oggi c'è il computer, c'è il tablet, allora eri capace di giocare 5 ore, se potevi. Allora questo senso del divertimento si è perso moltissimo perché siamo cambiati tutti, molto forse per colpa dei genitori, in parte per colpa dei ragazzi, ma anche alcuni tecnici, secondo me,
hanno cominciato a dimenticare che innanzitutto il giovane a 12 anni si dovrebbe divertire a giocare. Sì, a volte siamo troppo, impariamo subito schemi già da piccoli, quindi magari li limitiamo alla sua creatività. Infatti i bambini imparavano a giocare nelle strade, e ancora nei piccoli paesini si vedono queste cose. Magari è bello però. Sì, li si impara lì, poi magari uno li mette lì e impara la tecnica. Io per esempio ho visto d'estate, li vedevo nella spiaggia, li vedevo per esempio i ragazzi di Pozzallo nella spiaggia, infatti poi uscì una miriade di calciatori che avevano un controllo di palla straordinario, che pedalate sulla sabbia. Cioè, è che dobbiamo un po' interrogare tutto, nel senso che non dobbiamo illudere questi ragazzi, ma farli crescere piano piano, perché magari poi in una certa età devono giocare per forza in club magari importanti, come Ragusa, di giocare in 99, 2000, 2001, quindi già cominciano a assaporare certe livelli, e di conseguenza poi magari non giocano, non fanno, si disamorano del calcio, abbandonano. Ma se abbandona il calcio, poi quando uno lascia uno sport, se per limite di età è così, ma quando lasci uno sport ti manca, poi scopri che comprende il tempo che ti manca. Infatti ci sono dei ragazzi qui, io quest'anno, che 3 anni, 4 anni, ragazzi che stanno riprendendo a giocare, hanno più voglia di tutti, quelli che ci stanno trascinando in tutto quel modo. Questo è il discorso. Ora vediamo a parlare un poco del Pro Ragusa. Che campionato è quest'anno la prima categoria? Allora, quando ho visto io, magari in giro, ho visto alcune partite, già da ieri c'era la Coppa Italia tra la Game e il Mazzarrona, ho visto che quest'anno è cambiato il livello, si è alzato molto il livello. Questo è interessante. Sì, si è alzato molto il livello, quindi molto probabilmente sarà molto competitivo, sarà un bel campionato. Squadre come Mazzarrona vogliono il campionato, la Game vuole che Game che gioca a Chiaramonte, che vuole anche la chiamata. La squadra che c'è Nicola Arena, vuole vincere il campionato, hanno fatto un sacco di acquisti, sono una rosa ampia. Poi c'è Pachino. Ma giocano qua a Ragusa però? No, non giocano a Ragusa, giocano a Chiaramonte. Ah, non giocano a Ragusa? No, quanto so, io ho visto... Ero convinto che giocassero a Ragusa. No, giocano a Chiaramonte, hanno aggiustato intanto una sistemata. Ecco, scusi un attimo, il fatto del giocare, voi avete il vantaggio di avere uno splendido campo in sintetico. Problema campi com'è? E questo è il problema, noi ci veniamo un'ora e un quarto, non è che si può fare più di tanto. Quindi essendo che hanno chiuso il campo selvaggio per le squadre principali durante la settimana. Beh, un anno purtroppo diventa una coperta corta per tutti. Lo so. Però un'ora e mezza, un'ora e un quarto non è che può fare tanto, almeno una volta a settimana. No, un'ora e un quarto a sera, tre allenamenti settimanali facciamo noi. E quando voi avreste bisogno almeno di un'altra oretta? Un'oretta no, ma magari un'ora e tre quarti, quello sarebbe almeno l'ideale. Non dico uno, se allarghiamoci tanto, dobbiamo darlo per tutti i campi, c'è un sacco di società sportive che fanno il settore giovanile cose, però una tre quarti sarebbe l'ideale. Meglio. E allora mi dico, il campionato è livellato in alto e questa è una cosa molto positiva. E il Pro Ragusa, sinceramente, con che idee si è accostato a questo campo? Allora, sinceri però. No, molto sincero, sinceramente. No, la cosa principale è dobbiamo raggiungere prima possibile la salvezza. Abbiamo le squadre. Cioè evitare i rischi, l'anno scorso è stato un po' difficile. Questo sì, perché è una squadra tutta giovane, stiamo un po'. La prima cosa che sto cercando di dare è un'identità come squadra, un'identità come gioco. Stiamo cambiando, molte ragazze. Un po' all'inizio avevamo delle difficoltà, ora per noi stiamo superando, stiamo dando un'identità, la squadra corta che dobbiamo giocare con molto pressing, se ci riusciamo, il campo Enel ce lo permette, magari gli altri campi no. Allora lei mi diceva che stranamente avete tanti attaccanti ma i difensori sono di meno. L'Italia una volta era la terra dei difensori. No, al contrario, abbiamo tanti difensori, pochi attaccanti. Eppure, questo io da uomo che amava anche giocare, abbiamo alcuni infortunati, sono contento del fatto, perché i difensori in Italia li stiamo perdendo. Una volta c'era il difensore, oggi ci sono ruoli stranissimi, bisogna attaccare alla profondità, che un giorno o l'altro qualcuno spiegherà cosa vuole dire, ma lasciamo perdere il bel calcio. Poi per esempio non esiste più il piede sinistro, ma esiste il mancino. Io ho sempre saputo che il mancino riguardasse le mani, ma questo qui lasciamo, va, i miei colleghi telecronisti, però un problema grosso secondo me è quello dei portieri. Com'è la situazione nei portieri? No, nei portieri noi siamo smessi bene. Non tanto per voi, in generale. In generale, sì, vabbè, ma
Quando parlo da parte nostra, abbiamo quattro ragazze anche giovani, 2001, uno del 2000, altre due ragazze, Licita che è giovane, altro un po' più anziano. Diciamo, che ruolo, esperienza di gioco. Un ruolo atipico, particolare. No, noi siamo ben che oggi praticamente è chiamata a fare buona parte quello che faceva il libro di una volta. Siamo con quattro portieri, abbiamo un preparatore di portiere. Ma vi allenate anche i piedi ormai. Certo, molto. Abbiamo un preparatore di portiere che si lavora molto, Davide Paravizzini, ragazzo si dedica molto, molto. E quindi per questo punto di vista siamo a posto. No? Benissimo, allora voi puntate innanzitutto a salvarvi presto e per levarvi qualche soddisfazione. Secondo lei i favoriti, l'ha già detto, Mazzarone, Game. Sì, Pachino sicuramente, Franco Fonte che noi giochiamo sabato, dice che hanno fatto delle squadre con molti ragazzi di categoria superiore. Poi noi siamo lì, ce le vogliamo giocare con tutte. Avete perso la prima partita 3-2, insomma, con qualche recriminazione, giustamente dice noi non dobbiamo, non ci si può accusare l'arbitro, dice certe cose sono innegabili, qualche infortunio, ma allora, i genitori dei ragazzini che hanno 16-15, come sono? Che tipi sono? Perché è un problema, il genitore del ragazzo anche a casa deve avere, non deve averlo né contro né però maniacale a favore, dovrebbe cercare di... Con l'esperienza che ho, a volte si intromettono troppo e quindi creando quelle aspettative che magari i figli poi non riescono a raggiungere perché non tutti hanno quelle qualità, tutti per la donna, appunto. Però uno, io dico sempre magari ai ragazzi, in sostanza di un paradosso, no? Dico, ai ragazzini dico, il pallone glielo gonfiamo. Poi quando si sgonfia cosa resta? Non resta niente. E allora devono studiare e poi andare a giocare con divertimento sicuramente. Allora, brevemente, anche se lei è dal lato tecnico e non è il presidente, però con Giorgio Mirabella ne avevamo già parlato, questa è una società che ha molti sponsor, la gente non è che deve pensare che ci siano cifre enormi, molti sono sponsor tecnici nel senso che danno supporti, cioè. Però è interessante perché per una città che finalmente è risalita un po' nel calcio, c'è una squadra in Serie D, una squadra che è capofila in eccellenza dopo anni di catastrofe, insomma, e così via. Voi come sentite? Cioè, sentite i rumori della gente? Vi seguono o non vi seguono? Quando penso, sicuramente con la prima partita dentro casa ci seguiranno, anche perché giochiamo di sabato. E poi ho notato anche che la dirigenza si sta ampliando, hanno buone proposte, gente competente, gente veramente squisita, no? Perché sono di parte in questo momento. Sto trovando gente veramente disponibile. Voi giocate questo sabato? Questo sabato, sì. Alle 15. Oltretutto non c'è concomitanza con nient'altro, perché Ragusa che gioca di sabato non gioca questo sabato perché gioca fuori, Marina gioca domenica, per cui spero che andare al campo e vedere, anche perché, ripeto, a parte che è una squadra che ha Ragusa nel nome ed è molto bella, tutte e tre ce l'hanno, Ragusa, Maria di Ragusa e Provusa, però e questo è già una dimostrazione, ma è anche, c'è il vantaggio di giocare all'ex Sena, cioè in città si può andare facilmente, addirittura si può vedere parte della partita, sono impegnato a andare a venire, seguiamole queste squadre cosiddette minori perché sono, e poi mi pare che sono tutti ragazzi locali, no? tutti ragazzi locali. Il più anziano quanti anni ha? 31 anni, e questo è un senatore, il portiere dell'altro ragazzo, sì. Però io, è più giovane, cioè del 2003. Giocano. Allora, signor tecnico, mister coach o mister, siamo nella parte finale. Allora, abbiamo detto un po' di questa cosa, le società, alcune realtà commerciali, imprenditoriali di questa provincia lo hanno supportato, ognuno a vario titolo, il presidente Giorgio Mirabella, l'allenatore Francesco Azzara, la squadra ha perso la prima partita 3-2, ma si è difesa, ha intenzione di rifarci. Contro chi giocate? Contro il Franco Fonte. Una di quelle buone. È una di quelle buone, che c'è un sacco di giocatori del Catanese, hanno preso, la gente esperiente. Avranno anche qualche tifoso al seguito, sicuramente. Quindi partita già 3:30. Alle 3, alle 15. Ah, ultima cosa che volevo dire, il bello di questi, diciamo una parola, ne parlavamo l'altra sera, per questi giovanissimi che non giocano ma hanno il ruolo più ingrato, che sono gli arbitri. Io ho apprezzato moltissimo nel suo discorso, dice ragazzi, io capisco, gli arbitri potranno anche fare fesserie clamorose, proprio clamorose. Sì.
Però vi rendete conto, ci sono ragazzini certe volte di 19 anni mandati in certi campi dove non c'è un poliziotto, un carabiniere, niente, dove sono soli, esposti senza a qualsiasi imbecille, senza guardaline, ma poi esposti anche ai tizi più stessi, cioè non tutti i dirigenti sono, non sempre il pubblico è. Quindi Ragusa ha tradizione di grande civiltà riguardo a questo, non c'è problema. Però un invito è sempre, cioè, teniamo presente, sono ragazzini, io li vedo quando. Sì, sono buttati lì, ma se fanno magari del giovanile qualche partita le buttano in prima categoria, ma d'altronde quelle sono problematiche federali, che non entriamo, perché però saranno un numero ridotto. È bello che un allenatore inviti a smorzare i toni, noi giochiamo. Fa sport anche lui. Ma non possiamo dire abbiamo perso per l'arbitro, magari uno pensa, ma se è finita lì, si finisce la partita, si finisce, andiamo, ricominciamo di nuovo, basta. Benissimo. Allora, questo è, come vedete, il distintivo S Pro Ragusa, c'è l'Aquila, questa è la divisa sociale, il maglioncino blu, questa è una formazione, la maglia è verde o nero-verde? Nero-verde, benissimo. Pro Ragusa, sabato alle 15 contro il Francofonte, squadra anche forte. Abbiamo così chiacchierato 10 minuti per raccontare di questa bellissima realtà che, ripeto, è la terza, perché fa il terzo campionato di ordine di importanza, ma bisogna aiutarla, perché innanzitutto bisogna dargli una mano e sostenerla perché si salva, e poi sono sicuro che sotto la guida di mister Razzara con il presidente Giorgio Mirabella darà non poco soddisfazione ai tifosi. Ricordiamoci che poi gioca all'Ex Senna su sintetico in città e proprio si può andare a vedere. Grazie e forza Pro Ragusa. La ringrazio, gentilissimo. Da Carrù parte l'appuntamento di oggi. Siamo a 17 km circa a nord-est di Mondovì, all'altezza sul mare di 364 metri, sopra una delle numerose e caratteristiche terrazze della riva sinistra del Tanaro. Carrù è posta come limite di confine tra l'estesa pianura piemontese e le Langhe, per questo viene chiamata Porta della Langa. Abbiamo raggiunto oggi questa località per una festa, la quarta festa della carne piemontese, organizzata dal Consorzio di Tutela e Valorizzazione del Bue Grasso di Carrù. È il quarto anno che noi facciamo la festa della carne, perché questa non è una fiera, questa è un'esposizione degli animali, la fiera sarà poi a dicembre. Quest'anno abbiamo preso un bue da un nostro allevatore socio, che era 970 kg, quando nasce è vitello, fino ai 2 anni è vitello, poi diventa manzo in 2 denti, a 2 anni, poi in 4 denti e in 6, e poi quando ha 4 anni diventa bue. Noi oggi mangiamo esclusivamente bue, anche i ravioli sono fatti con la carne di bue. Abbiamo visto che le cose, la gente ci crede, e vediamo che c'è un entusiasmo anche da parte dei macellai, dei ristoranti, per la serietà. Noi facciamo i controlli sull'alimentazione, lì c'è tutto un disciplinare, c'è tutto un regolamento, e quindi a quel punto lì il consumatore è sicuro. Quando va che vede il nostro marchio su una macelleria o da un ristorante, è sicuro che mangia il bue. Tra i soci del consorzio ci sono ovviamente gli allevatori. Per fare l'allevatore oggi ci vuole una grande passione. Gli allevatori del Bue Grasso poi hanno unito alla passione l'impegno costante e quotidiano. Abbiamo cercato di costituire questo consorzio appunto per valorizzare un po' questo prodotto, perché è un prodotto che si invidiano tutti e noi forse non lo apprezziamo abbastanza, non sappiamo cosa abbiamo. Io
l'ho sempre fatto così un po' per passione, da una trentina d'anni che faccio.